Salve a tutti, oggi incontro numero 24 di Pagina Piegata Arte. Sarà una puntata particolare dedicata all'azionismo viennese, diciamo parte di quel movimento più ampio chiamato Body Art, che occupa l'arte contemporanea da fine anni 60 in avanti. Dopo quasi 50 anni dall'inizio delle sperimentazioni psichiatriche, si sviluppa nella prima metà degli anni 60 l'azionismo viennese, per poi concludersi più o meno all'inizio del 70, però per certi aspetti continua nelle performance anche oggi. Si esprime intorno al corpo umano, con una reazione alla chiusura mentale del dopoguerra, certamente una chiusura a carattere sociale, antropologica e psicologica. Vienna è l'ambiente dove nascono le teorie della psicanalisi, teorizzate da Sigmund Freud e da Gustav Jung. In questo clima si respirano nuove concezioni, diciamo, nell'ambiente culturale, quindi c'è una sorta di scardinare, di far emergere le perversioni più forti. Si avvertono nuovi stimoli dettati dall'analisi delle ossessioni sessuali. Infatti, le immagini che vedrete in seguito possono impressionare. Pertanto invito e consiglio le persone molto sensibili di evitare la visione di questo incontro. Il colore rosso, come vedete, oggi è dominante sia a video che nel mio abbigliamento e anche nelle immagini che vedrete nelle fotografie. Il colore rosso è tipicamente, è diciamo che è il colore simbolo dell'azionismo viennese. È un colore associato all'eros, alla passionalità, all'amore, alla perversione, al fuoco, evoca il coraggio, la potenza e il pericolo. L'arte diventa la conseguenza di un gesto fisico che si assiste ad una netta inversione di percezione rispetto al passato. Se prima il percorso creativo e fruitivo dell'opera consisteva in un moto che procedeva dalla mente al corpo, praticamente la mente pensa e la mano poi agisce. Qui per certi aspetti risulta il contrario. È la fisicità di questo esprimere l'arte che coinvolgerà poi la mente, disturbandola, turbandola. È una provocazione, senz'altro. Si presenta da subito un gruppo eterogeneo di artisti che manifestano questo atteggiamento, che è dissacrante, sadomasochista, facendo del corpo il mezzo espressivo per eccellenza, per un'esternazione quasi di malattia esistenziale. Gli artisti più conosciuti dell'azionismo viennese sono Hermann Nietzsche, Günther Brauss, Otto Muhl, Rudolf Schwarzglue e Alphons Schilling. Parto dal più conosciuto, ne citerò due in questo incontro, i più importanti, a mio avviso, insomma. Hermann Nietzsche, nato nel 1938, è l'esponente più conosciuto di questa corrente artistica. Nel suo manifesto puntualizza come le sue azioni debbano suscitare nello spettatore disgusto e ribrezzo, per innescare una controreazione di catarsi e purificazione. Ha fondato nel 1962 il Teatro delle Orge e dei Misteri, ossia la concezione di ambienti dove organizzare riti a sfondo dionisiaco, irriverenti ed esagerati. Questi gesti portano il singolo ad entrare in contatto con il proprio essere animale più profondo e istintivo, e quindi a toccare gli ambienti più bui e nascosti del proprio essere, che sono normalmente repressi dalla società umana. Una sorta di censura su queste cose qua. L'azionismo viennese tira fuori, esprime, spiattella in faccia allo spettatore queste cose. L'opera si trasforma in performance create da persone disposte a tutto, che si fanno cospargere il corpo di sangue, che interagiscono con le budelle di animali squarciati che subiscono azioni violente e sfacciate.
I partecipanti all'opera di Nietzsche vengono costretti a vivere con una presa di coscienza quasi totale, di totale disinibizione degli impulsi animali e con questo anche la nostra innata potenzialità e tendenza alla violenza e alla distruzione viene quasi evocata. La decadenza radicale verso la sensualità ha come risultato una reazione catartica e purificatoria, e quindi l'ascesa alla spiritualità. Le performance di Nietzsche e degli altri componenti potevano durare anche giorni interi, coinvolgendo moltissime persone, anche gli spettatori, che si prestavano alla violenza e allo svisceramento incauto di qualsiasi tabù. Gli artisti dell'azionismo viennese motivano la scelta concettuale di adottare procedimenti creativi così tragici con uno scopo terapeutico. Il rituale acquista per loro una valenza catartica curativa. È rito, è quasi citazione religiosa, se vogliamo, di una religione ipotetica. Aristotele, famoso filosofo greco, parlando della tragedia, aveva spiegato che l'uomo comune, spettatore della scena, poteva raggiungere uno stato d'animo sereno grazie all'immedesimazione con la situazione mortale dei protagonisti. Solo tramite questo processo ci si poteva purificare, liberandosi dalle sofferenze perché rivissute insieme al personaggio sul palco. Quindi vedendo certe immagini ci si immedesima, certamente con la repulsione, ma sotto sotto c'è una forma di perversione e di sadismo in tutti noi. Lo stesso procedimento psicoterapeutico è sostenuto e diffuso da Freud, il quale utilizza la catarsi come teoria, cercando di portare la psiche del paziente a rivivere gli stessi dolori che hanno causato la sua patologia, perché solo in questo modo poteva guarire da essa. Ecco perché Nietzsche sostiene che in ogni uomo è insita una potenza assassina che va liberata per purificarsi. Le nuove teorie artistiche del gruppo non furono ovviamente accolte di buon grado dalle autorità e spesso gli artisti hanno avuto a che fare con la legge. Viene naturale una riflessione sul confine tra arte e psicosi, tra opera e reato, sul quale sia il confine consentito e sull'incidenza delle teorie sulla psicanalisi del mondo artistico. Non lo possiamo sapere. Tali ricerche non sono avulse dalle contestazioni giovanili legate al movimento del 68, anzi, le correnti sperimentali artistiche di quegli anni manifestano una nuova sensibilità estetica. Grazie a un usuale utilizzo del corpo, estremamente legata agli avvenimenti storici del periodo, sia nella musica che nell'arte, che nel teatro, abbiamo già parlato negli altri incontri che agli anni 60 sono stati veramente stravolgenti per il mondo della creatività. E infatti all'interno dei processi di cambiamento storico e sociale che gli eventi estetici si collocano come momento di indagine profonda del sé. Ciò accade esattamente nel momento in cui, socialmente e politicamente, il mettere in discussione il soggetto attraverso i movimenti liberatori coincide con l'affermazione di filosofie, di ricerche culturali e psicoanalitiche che vanno a concentrarsi sulla soggettività in costruzione. Ovvero, qui l'arte ha preso una direzione molto strana. E forse anche scontate, cioè, dipende un po' da che lato della montagna guardiamo tutti gli eventi degli anni 60. Ovvero, molti movimenti artistici hanno lavorato in sottrazione, fino ad arrivare al grado zero, che era l'arte concettuale. Poi c'è stato il recupero del corpo umano con il neoespressionismo. Poi si è arrivati non più a rappresentare il corpo umano, ma essere lui stesso, essere presentato, usato come spazio di accadimento, come tela, come superficie per essere o dipinto o
ho martoriato, torturato quasi, ho usato veramente. L'artista Gunther Bruce, anche lui del 1938 come Nietzsche, anticipa quella che sarà la vera e propria body art. Cerca di superare i confini tradizionali della pittura e del fare artistico. Assume il corpo come luogo dell'azione, dando vita ad alcune tra le più violente, simboliche, autodistruttive performance degli anni 60. Con il movimento utilizzò l'autolesionismo, il dolore, lo shock catartico del pubblico come protesta contro la repressione culturale che la società austriaca esercitava sulle pulsioni dell'individuo. Pensate, Bruce arriva a ogni forma, a ogni sorta di simbolismo, con azioni molto forti, quali urinare in pubblico, defecare, tagliarsi con il rasoio da barba parti del corpo. Fu arrestato 2 volte per le sue provocazioni contro la pubblica morale e minacciato anche di morte. Si rifugiò a Berlino per evitare queste sorta di doveva in qualche modo scappare, ha raggiunto un limite forse non più sopportabile nemmeno dal pubblico che assisteva alle performance. Ci domandiamo, a termine di questo incontro, sarebbe mai esistita questo tipo di arte senza Freud? A voi le conclusioni e arrivederci al prossimo incontro con la body art. Grazie a tutti e buon colore rosso a tutti ancora.